Quella che state per vedere è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto e che mi porterò dietro per tutta la vita. Ora vi dirò una cosa che non sa nessuno perché non l'ho mai detta. Avete presente quei ragazzi che vi fermano per strada con le casacche colorate che cercano di farvi fare delle donazioni? Io anni fa ero uno di quelli. Lavoravo per Fondazione Albero della Vita, per il primo anno che sono arrivato a Milano, e quello che facevo lo facevo davvero con il cuore, perché prima di arrivare a Milano ho lavorato come operatore in un centro per disabili, ho fatto tanto volontariato, lo faccio ancora, e ho avuto anche la possibilità di visitare alcune delle case di Albero della Vita, per cui io appunto cercavo un aiuto da parte delle persone. Quindi ho visto con i miei occhi le situazioni, anche i bambini che cercavo di aiutare. A un certo punto fare video diventa il mio lavoro, quindi scelgo di fare quello al 100% e tuttora sono un content creator. Il mio lavoro è fare il content creator e sono davvero fortunato ad essere seguito da così tante persone che mi sembra quasi sbagliato non sfruttare la mia popolarità per fare qualcosa di buono. Io ho sempre fatto video dove faccio regali, dove faccio pensieri per qualcuno, che siano amici, parenti o anche semplicemente delle caramelle a degli sconosciuti. Quindi mi è venuta la bellissima idea di fare qualcosa anche per chi veramente ne ha bisogno. E quindi a chi affidarmi se non a Fondazione Albero della Vita, dato che ho visto con i miei occhi quello che fanno e quello che fanno è davvero bello e buono. Fondazione Albero della Vita si occupa della tutela di bambini abbandonati o tolti dalle loro famiglie dopo l'esito del tribunale. Ha progetti sulla prevenzione dell'abbandono scolastico, progetti di contrasto alla povertà e all'accoglienza di minori migranti. Quindi mi sono messo in contatto con loro e gli ho proposto la mia idea, ovvero fargli una sorpresa, regalargli una giornata diversa dalle solite, una giornata indimenticabile, sorprendendoli con un mio amico vestito da Jack Sparrow. Facendo girare tutti i bambini verso di lui e a parlare verso la finestra, così voi entrando i bambini saranno tutti in schiena. Adesso lui gli farà dire Jack, così almeno poi li farà Ok, entrare. Gli faccio io un segno quando siete pronti e gli dico di va bene. dire Cosa succederà? Ma se offro del rum ai bambini va bene, no? Magari. Lui è Andrea, è un mio amico ed è una persona squisita. Se non lo sentissi parlare in italiano lo scambierei davvero per Johnny Depp. Quando gli ho parlato dell'idea era super felice perché anche lui nella sua sfera privata fa spesso queste cose e ama, grazie al personaggio che interpreta, regalare dei sorrisi alle persone. Pensa se riesco a dare che picchiano, che assaggio. Io ho una pistola. Finirà molto male questa storia. Vedo l'ora di vedere la reazione, sono super curioso. Non ho sentito la parola capitano. Oh! L'ho raccattato io, ragazzi, l'ho portato qui. Ma quella è una spada vera? Questa è una pistola, figlio. Vera? Certo. Allora, questa io non ha polvere da sparo, quindi la uso come clava. Bello! Cerco di non usarla perché comunque sono un pirata buono. Magari puzzo un po'. Secondo voi puzzo? No, sono profumato. Il capitano Barboscia, devi sapere, che è mio amico, perché io sono barbuto. Lui è barbuto e lui è amico di capitano Barboscia. Barbuto sempre piaciuto! C'è anche lo spot. Il capitano Barboscia mi ha rubato la nave. Mi ha lasciato su un'isola deserta. Che cosa in questa isola che si chiama Isla de Muerte? Ti sei sbagliato? Certo. Mi ha buttato giù dal ponte. Cioè, ma sei... perché non sei... Ora, no, no, ora. Adesso sei asciutto perché ora hai sentito che caldo che poi fa qua a Milano. Basta che vai un attimo fuori, ti asciughi. Ti asciughi. Lei vorrebbe chiedere qualcosa? Prego. Ma lui è quello dei cereali? Sì, lui è quello dei cereali. Sono proprio io. Una cosa che ci tengo a dire tantissimo è che quando ho proposto l'idea di fare la sorpresa ai bambini con Jack Sparrow, gli operatori sono stati super gentili e disponibili. Hanno cercato di aiutarmi a rendere questa giornata ancora più indimenticabile per i bambini. E quindi hanno pensato a una caccia al tesoro
visto che comunque eravamo in tema. E molte volte vedo che si sottovaluta il lavoro dell'operatore, ma quello che ho visto io lì è che quei ragazzi ci mettevano anima e corpo per rendere felici questi bambini. Ora dividiamo due giorni. Veniamo in due squadre e insieme lo aiuteremo a trovare questo tesoro. Facciamo. Squadra perla nera. Abbiamo la squadra perla nera e la squadra Jolly Roger. Qui abbiamo chiesto ai bambini di trovare un nome da pirata, cioè come volevano essere chiamati se fossero in una ciurma. Capitano Barbuto. Barbuto. Ok, allora io devo cambiare nome. No, capitano amico Barbuto. Capitano amico Barbuto. Tu ti chiami Piaciuto. Piaciuto, allora io sarò un capitano sempre no, Piaciuto. No, capitano Barbuto sempre piaciuto. Okay. Amato le capitano Giuseppe. Capitano Giuseppe. Siete pronti? Dovete ascoltare con attenzione. Fai un bel urlo, squadra gialla. Sì! Sì. Okay, okay. Se il primo pezzo del medaglione volete trovare, astuzia, pazienza, bisogna mostrare. Oh! Nella stanza accanto e sotto al sofà potete cercare. Rompere la riga! Dattene un pezzettino. Questo qua lo devi mettere tu. Tieni Maxine. Cosa succede Maxine? Maxine, vuoi un bicchiere d'acqua? Andiamo a prendere un bicchiere d'acqua? Al primo gioco c'è stato un momento di tensione perché un bambino, Maxim, ha iniziato a piangere ed era letteralmente di fianco a me. E nonostante io magari dicessi cosa c'è, tutto bene, gli mettessi la mano sulla schiena, non smetteva. Ed è stato davvero incredibile vedere come gli operatori, anche tutti gli altri bambini, tutti, erano lì a sostenerlo, applaudirlo e farlo tornare a sorridere. Simbolo dei pirati, dov'è il simbolo dei pirati? Eccolo. È quello che dici! Eccolo. E tre, così resterà sicuramente in piedi. No, questo qua è mezzo. Ragazzi, quando è alta? Si suda. Dobbiamo arrivare al tesoro per primi. Piano. Guarda che è storta, piano piano, delicati, piano piano. Va benissimo. Fermo, fermo, io non ho sentito. Io non sento. Non ho sentito. Siete pronti, squadra verde? Sì! Siete pronti, squadra gialla? Sì! Adesso siete pronti. Andiamo, vai! Bravissimo! Sotto! Attenti alla testa! Ne avete solo una. Oh, com'è bella pulita quest'acqua, si può dire che è potabile. Non vi ho detto la parte divertente, dopo dovrete bere quest'acqua. Dopo facciamo la versione degli adulti con gli alcolici. E voilà! No, devi passare sotto. Io ho visto Barbuto Bara, Giuseppe Barbuto Bara. È uguale, è uguale. Posso vedere? Pareggio. Che fai? Tocchi? Non si tocca. Pareggio. A me sembra un pareggio. Anche a me. È un pareggio. Bravi tutti. Secondo te sono stati valorosi? Sono stati coraggiosi? Secondo me sì. Sì? Sì, però vorrei sentirli urlare. Forse. Sì! Sì, ah. Sono stati coraggiosi. Finite le tre sfide si erano meritati il tesoro. Noi abbiamo portato dei dolci e delle monete pirata, dei dobloni tipo, no? Avete presente? Visto che eravamo in tema. Ed è stato bellissimo come i bambini, quando noi cercavamo di dargli le cose, loro a loro volta volevano ridarcele, come per dire non vogliamo niente, ci avete già regalato tantissimo oggi. Questo qua ragazzi lo aprite, ok? E poi ce n'è per tutti, va bene? Certo, voglio fare un po'. È un regalo, è un regalo. Un chupa chups per tutti. No, un chupa chups per uno, un chupa chups per tutti. Un chupa chups per uno, un chupa chups per tutti. Ci vediamo su YouTube. Salutate il canale. Seguitemi su TikTok, Studente Creato. Seguitemi in Credibox. Attivate la campanella.
state bravissimi. Siete divertiti? Siete veramente bravissimi. Siete la ciurma più coraggiosa che io abbia mai visto. I bambini sono stati bravissimi. Vedete qua. Loro sono la mia nuova ciurma, vero figlioli? Sì. Più forte. Sì. E segnami il tuo accento. Eccolo. Qual è la tua materia preferita da piccola? A me piaceva molto l'educazione fisica. Volevo spendere due parole prima di concludere questo video. La mia intenzione era quella di regalare un pomeriggio e una giornata indimenticabile a questi bambini, ma loro non si sono resi conto che l'hanno regalata loro a me. Vederli sorridere è stato qualcosa di bellissimo, un'emozione che non riesco bene a descrivere. L'obiettivo di questo video è cercare di trasmettervi quanto è bello far sorridere qualcuno, quanto è bello aiutare qualcuno. E io spero che dopo che avete visto questo video, da domani possiate fare anche delle piccole cose, magari far volontariato. Sono sicuro che tutti noi possiamo fare qualcosa per gli altri. Tutti abbiamo del tempo libero. Magari un pomeriggio anziché andare a fare l'aperitivo o giocare alla PlayStation o semplicemente non fare nulla, fate volontariato. Vi assicuro, vi metto la mano sul fuoco, che vi farà star bene. Perché quando fate star bene qualcun altro, state benissimo automaticamente anche voi. Far del bene porta bene. Quindi io vi lascio qui di fianco tutte le informazioni e tutti i contatti se qualcuno dovesse essere interessato e gli farebbe piacere fare del volontariato. Vi assicuro che ce n'è davvero tanto bisogno. E niente, sono davvero felice di aver condiviso con voi questa parte della mia vita.